Eccoci qui, siamo nuovamente in diretta. Siamo nella nostra rubrica settimanale, affrontiamo dei temi concreti, dei temi reali che interessano il nostro territorio e vogliamo prima di tutto garantire una corretta informazione per fare in modo che chi ci segue possa avere una informazione alla Walt Disney, come qualcuno vorrebbe propinare, no? Cioè, quindi degli animaletti che magari. Come ho detto poche sere fa, abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti del mondo agricolo, degli allevatori, dei cacciatori e anche di varie realtà dei malghesi e abbiamo affrontato il tema dell'impatto che sta avendo il nostro territorio dalla incontrollata presenza dei grandi carnivori, iniziando dal lupo. Ebbene, c'è questa prospettazione un po' a mo' di favola di Walt Disney del lupo vegano, che è quello dei cartoni animati Lupo Ezechiele e i tre porcellini. In realtà non è così, la realtà è ben diversa e abbiamo dimostrato con la testimonianza di tanti allevatori, di tanti malghesi che tengono con la loro presenza, tengono curate le montagne, che con il ritorno del lupo si stanno creando delle situazioni veramente molto difficili e molti dei nostri allevatori sono costretti ad abbandonare la montagna, lasciandola al degrado, perché poi non c'è nessuna ambientalista che si autodefinisce tale, solamente magari perché ha appiccicato al lunotto della macchina un adesivo con un orsetto bicolore che dà un'immagine particolare, ma non fa nulla per tutelare il territorio, tutelare l'ambiente, no? Noi diciamo sempre. Salutiamo intanto tutti coloro che si stanno connettendo. Ancora qualche minuto, poi partiremo con l'argomento di questa serata. Ecco, vi dicevo che noi ci troviamo spesso a pulire i boschi, a pulire assieme agli agricoltori, assieme agli allevatori. Ci troviamo a fare la manutenzione del territorio, a creare e a garantire la manutenzione degli habitat naturali, ma non troviamo mai in giro per i campi, in giro per i boschi, non troviamo gli ambientalisti, cioè quelli che si limitano a predicare l'ambientalismo. Noi diciamo sempre che invece l'ambientalismo deve essere praticato e chi meglio di chi vive sul territorio sa come praticare l'ambientalismo, sa come garantire una corretta gestione della fauna selvatica e degli habitat naturali, garantendo compatibilità tra la presenza di fauna selvatica e le attività antropiche, in particolar modo l'allevamento, l'attività agricola e tutte le altre attività che vengono esercitate dall'uomo, cioè dobbiamo garantire un equilibrio. Qui non si tratta di eliminare alcune specie per favorire gli interessi di qualcuno, no, si tratta di garantire un equilibrio per fare in modo che possano essere rese compatibili sia le attività umane, che sono quelle attività dalle quali poi gli imprenditori traggono quel reddito necessario a garantire a se stessi e alla propria famiglia, un'esistenza dignitosa e la presenza in modo controllato di fauna selvatica. Questo avviene in tutto il mondo e non capiamo perché non possa avvenire nel nostro paese, in Italia. Se in tutto il mondo c'è questo equilibrio che viene garantito grazie alla sinergia tra mondo agricolo, mondo venatorio, pescatori, mondo scientifico e la parte non integralista e propositivo del mondo ambientalista, con la quale noi collaboriamo, vogliamo collaborare, ma facciamo fatica a collaborare con coloro che partono da un approccio ideologico sbagliato, integralista, e secondo il quale prima vengono i diritti degli animali e poi, se avanza qualcosa, pensiamo anche ai diritti delle persone. Noi siamo invece dell'avviso che dobbiamo rendere compatibile le esigenze di quello che è il mondo produttivo con una controllata presenza di fauna selvatica. Ecco, una questione di buon senso, però nel nostro paese sapete che c'è la consapevolezza probabilmente che di buon senso ce n'è poco. Allora, soprattutto nelle istituzioni, per non sprecare quel poco buon senso che c'è, non lo usano affatto. E magari vengono emanate normative che sono assolutamente dannose per il nostro territorio, anche per la fauna selvatica e soprattutto per le nostre attività produttive. Allora, stasera affrontiamo un altro tema molto importante in questo che è il nostro appuntamento settimanale. Affrontiamo il tema del
dell'impatto degli uccelli ittiofagi, sarebbero quelli che mangiano il pesce, ma non solo il pesce, vi faremo vedere, sia sulla fauna ittica che sulle attività produttive. Noi abbiamo stasera una ospite illustre che è un esperto sia in gestione faunistica che in valicoltura, quindi è uno che vive costantemente nel territorio, nell'ambiente, sa perfettamente anche lui che dalla qualità dell'ambiente dipende la sua attività, ma anche la sua salute e quella dei suoi cari, quindi è una delle persone che pratica l'ambientalismo, non si limita a predicarlo. E lo fa con una grande conoscenza ed è per quello che ci siamo affidati a lui questa sera, perché ci possa affidare la sua competenza, ma anche la sua esperienza maturata sul campo, che ci farà vedere quanto indispensabile sia garantire questo equilibrio tra attività produttive e presenza di fauna selvatica. Ma prima di dargli la parola, gli chiedo qualche minuto di pazienza, perché voglio far vedere a chi ci sta seguendo. E cosa comporta l'eccessiva presenza di alcune specie di fauna selvatica e soprattutto dimostrare che quegli animaletti che magari si vedono in fotografia o qualche filmato in TV, in realtà quegli animaletti sono tutt'altro che soggetti vegani oppure che si nutrono di gelati oppure di caramelle, tutt'altro. E quindi è giusto che ne conosciamo le abitudini e anche la dannosità. Per darvi un'idea, chiedo alla regia di pubblicare alcune foto che dimostrano, abbiamo preso alcune di queste specie, ce ne sono molte che frequentano il nostro territorio e quindi ne abbiamo preso ad esempio il cormorano, il gabbiano reale e l'airone tenerino, tanto per farvi alcuni esempi, ma poi ve ne diremo molti altri. Questo vedete, questo gabbiano reale, che sta divorando un colombo. Possiamo girare. Questo sta divorando un'anguilla. Questo un pesce, guardate di che dimensioni. Questo ovviamente è un altro colombo di città. Ah, fermatevi un attimo per dire, io vi racconto un piccolo aneddoto. Quando tornando un giorno da Venezia, c'era un ambientalista che diceva: Venezia è tornata ad essere la città pulita perché ci sono un sacco di gabbiani. È per dire, non sapendo ignorantemente, che uno, quando c'è un'eccessiva presenza di gabbiani reali, il gabbiano reale frequenta spessissimo le discariche perché va a mangiare tutti i rifiuti ed è portatore di patologie che sono pericolosissime per l'uomo. Tanto per dire queste cose. E questo che era, si professava ambientalista. Diceva, associava la presenza dei gabbiani reali alla pulizia della città. Tanto per fare un esempio, oltre al fatto che il gabbiano reale si nutre di uova e piccoli nati di tutte le specie viventi, anche quelle particolarmente protette in via di estinzione. L'eccessiva presenza di gabbiani reali sta creando l'estinzione di alcune specie, che sono predate dallo stesso, e sta creando gravi problemi anche a attività produttive. Andiamo avanti con le fotografie. Questo sta mangiando sopra a un'auto dei vigili urbani di Roma, sta mangiando un altro colombo, come vedete. Avanti con le fotografie, un altro ancora. Vedete che non è vegano. Qui sta mangiando la colomba che ha liberato il Papa, come ricorderete. Ovviamente altro dimostrazione di pace e di fraternità. Questo è l'airone cenerino, è uno dei vari tipi di aironi che ci sono, l'airone rosso, il bianco, ce ne sono diversi altri. Questo è l'airone cenerino che, come vedete, sta mangiando un pesce, vedete di che dimensioni. Qui sta mangiando un altro airone cenerino, sta mangiando un piccolo di germano reale. Vedete mamma e papà terrorizzati là in fondo che stanno tentando di difendere i piccoli, ma l'airone cenerino mangia, vedete qui un altro piccolo di germano reale, ma qui stiamo parlando di un piccolo di germano reale che peserà intorno ai 2 etti e mezzo, 3 etti, quindi non di piccole dimensioni. Qui sta mangiando o tentando di mangiare una tartaruga. Qui sta mangiando un leprotto, come vedete. Ecco per dirvi che
ho detto uccelli ittiofagi, ma vi annunciavo che non mangiano solo pesce, che sarebbe già una cosa impattante per l'acquacoltura. Vedete qual è la presenza, e di questi animali ce ne sono a decine di migliaia sui nostri territori. Hanno avuto un aumento esponenziale. Questo, vedete, è un leprotto di che dimensioni lui sta mangiando. L'ha ucciso e lo sta per ingoiare. Lo ingoia proprio tutto insieme. Avanti ancora. Qui vedete un'altra dimostrazione di predazione. Avanti ancora. Vedete lui con questo vostro becco che ha, ma mangia degli animali che sono di dimensioni che neppure uno penserebbe, no? Di vedere un così bel esemplare mangiare questi animali. Vedete questo, che mangia un altro pesce, guardate di che dimensioni, e lo ingoia tutto intero. Quindi un pesce di qualche etto, vedete qua una sequenza, vedete qua mangia un coniglietto, poi mangia ancora delle anatre di diversa natura, come vedete, e non fa distinzione tra specie in ottimo stato di conservazione e in via di estinzione. Lui mangia tutto quello che gli arriva attorno. Qui un'altra predazione, come vedete, questo però è un cormorano. È un cormorano che non mangia, è un abilissimo pescatore il cormorano, come tutti voi saprete, nei paesi del sud-est asiatico lo usano come canna da pesca, cioè gli legano attorno al collo un anello per impedirgli di ingoiare il pesce. Questo anello viene attaccato a un filo, il cormorano viene dai pescatori buttato in acqua, il cormorano va a prendere il pesce, però non riesce ad ingoiarlo perché ha questo anello che gli impedisce di ingoiare il pesce, e quindi il pescatore poi recupera attraverso un filo, recupera il cormorano e prende il pesce. È usato come, tanto è la sua abilità nel procacciarsi pesci, ma come vedete non solo pesci, perché mangiano anche carne. Avanti ancora, vedete qui che pesce di queste dimensioni, vedete qui sembra molto più grande il pesce rispetto alla testa e al collo del cormorano. Qui un altro uccello, come vedete, è sempre. E questo è il cormorano, è una specie che era stata per un certo periodo considerata particolarmente protetta a livello europeo, poi vista la sua espansione è stato ridotto il livello di protezione, e questo animale che è arrivato nelle nostre zone ha trovato l'habitat giusto per poter stazionare, cibo in abbondanza, ed è diventato stanziale. Oltre a quelli stanziali ne arrivano a decine e decine di migliaia durante il periodo del passo autunnale, e quindi capite bene, decine e decine di migliaia di questi animali, ognuno di questi mangia dai 5 etti ai 7 etti di pesce al giorno, e mangiano preferibilmente branzini, orate, anguille, cioè pesce pregiato, che è quello che dovrebbe essere l'elemento che crea reddito per i nostri valicoltori. Ecco, pensate voi, se ognuno, se diciamo che se ha poco appetito mangia 5 etti di pesce al giorno un cormorano, se vi arriva nella vostra azienda dove fate valicoltura, vi arrivano 10.000 cormorani ogni giorno, e guardate che ce ne sono molti di più, ogni giorno la quantità di pesce che viene divorato da questi cormorani è 5 etti di pesce per 10.000. Tanto per darvi un'idea di quale può essere l'impatto in chi fa acquacoltura. Ecco, non vi ho semplicemente dato degli spunti per riflettere per quanto riguarda l'impatto di questi animali, e fatto questo adesso lascio la parola all'esperto e quindi a Oliver Martini, che è un esperto in gestione faunistica in valicoltura, che ci porterà la sua esperienza in modo tale da creare delle riflessioni e anche qualche punto di domanda in coloro che dicono no, bisogna tutelare quei poveri animaletti lì, prima dobbiamo pensare ai diritti degli animaletti, dopodiché casomai vedremo se qualche diritto possiamo riservarlo anche alle persone che operano sul nostro territorio, e grazie alla loro azione quotidiana
garantiscono il mantenimento degli habitat naturali, senza i quali non ci potrebbero essere neanche i cormorani, neanche gli aironi, neanche i gabbiani reali, per dire, no? Quindi proprio grazie alla loro azione quotidiana di cura e gestione degli habitat naturali si possono garantire la loro presenza specie sia cacciabili, ma soprattutto specie non cacciabili, perché le specie cacciabili ormai sono così poche e il 90% delle specie che traggono beneficio dall'azione quotidiana che viene svolta da persone come Oliver Martini, come valicoltore, ecco, grazie alla loro azione quotidiana se riusciamo a creare gli habitat naturali dentro i quali possono esistere, vivere, alimentarsi e riprodursi tanti soggetti di fauna selvatica, molti dei quali versano in cattivo stato di conservazione non per effetto del prelievo venatorio, ma per effetto della distruzione dei loro habitat naturali. Habitat naturali invece che dalla sinergia tra mondo agricolo, mondo venatorio e mondo dei pescatori ancora vengono mantenuti perché si unisce all'interesse una grande passione, una grande conoscenza. Mi fermo qui, la parola adesso a Oliver Martini. Prego, Oliver. Allora, abbiamo proprio nel momento in cui dovevamo dargli la parola c'è uno scollegamento. Allora, in attesa di poterlo ricollegare, parliamo anche di altri animali che sono presenti sul nostro territorio e che producono danni elevatissimi, soprattutto negli ambienti umidi. Parlo in particolar modo della nutria. La nutria è un animale che è stato introdotto nel nostro territorio. Inizialmente perché la nutria era, ricorderete, il famoso castorino, no? Con il quale si facevano le pellicce, a una pelliccia pregiata, ed è stata proprio importata dal Sud America, qui da noi, proprio per l'attività che veniva svolta proprio per le pelli. Dopodiché abbiamo avuto una serie di fattori coincidenti. Da una parte gli animalisti che facevano le incursioni negli allevamenti di nutrie, come fanno tuttora negli allevamenti di altri animali da pelliccia, iniziando dai visoni, per dire, no? E quindi, capite bene, allora hanno cominciato a fare le incursioni negli allevamenti e a liberare questi animali che poi si sono diffusi sul territorio prima. Poi si è aggiunto a questo il fatto che dopo un periodo di redditività degli allevamenti che avevano queste nutrie, così come per i visoni, la redditività è scesa perché non c'era più richiesta di della pelliccia di questi castorini, che in realtà sono le nutrie. Allora anche qualche allevatore poi ha aggravato la situazione liberando le nutrie dalle gabbie in cui le teneva, e sul territorio poi si è immesso questa specie alloctona, cioè che non è originaria del nostro territorio, ma è originaria del Sud America. Ebbene, questa specie ha trovato un habitat naturale adatto e si è riprodotta immediatamente. Ecco, è tornato in collegamento Oliver Martini. Adesso gli do subito la parola. Parlavo intanto, in attesa di poterti ricollegare, parlavo adesso delle nutrie, con l'impatto che queste nutrie stanno avendo sul territorio. Bene, e ci sono milioni di nutrie presenti sul nostro territorio che sono pericolosissime, tra le altre cose, per quanto riguarda la stabilità dell'argine dei fiumi, dei corsi d'acqua, perché loro scavano le loro tane, le scavano all'interno degli argini, dei fossi, dei fiumi, quindi creando situazioni di pericolosità per la tenuta degli argini. Attraversando la strada sono animali di grosse dimensioni che possono superare abbondantemente i 10 kg di peso, e ciò significa che attraversando la strada c'è un pericolo per l'incolumità di coloro che circolano per strada. E poi sono, così come avviene per i topi, sono portatrici di una patologia mortale per gli esseri umani, che è la leptospirosi. Quindi dove quando la nutria poi emette delle deiezioni, queste deiezioni se vanno a contatto con una persona che ha una ferita su una mano, e quindi si trasmette questa patologia, che è la leptospirosi, che se non viene diagnosticata in fretta, perché è subdola, perché può essere confusa con una banale influenza, allora se non viene diagnosticata in fretta, questa leptospirosi è mortale, cioè produce la morte delle persone, così come avviene anche per altri aspetti, per quanto riguarda la cimice, per quanto riguarda in particolar modo
altri tipi di animali che possono essere come le zecche, ad esempio. Anche le zecche, sapete che se venite punti da una zecca, se non vi viene diagnosticata in fretta questa malattia di Lyme che si poi propaga nel corpo umano, passato un certo livello non c'è più cura e quindi purtroppo questo porta alla morte. Scusatemi se ho tergiversato anche in attesa del ritorno di Oliver Martini, adesso do veramente la parola a lui, quindi Oliver Martini, esperto in gestione faunistica e in valicoltura. Sentiamo la sua esperienza per quanto riguarda l'impatto di questi uccelli ittiofagi sulla sua attività produttiva. Prego, Oliver. Abbiamo ancora qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a superarlo. Ecco qua, ci sei? Sono Eccolo, io? adesso sì. Adesso ci Ho un siamo. C'è problema di qualche computer. difficoltà. Sì, è un problema probabilmente di collegamento col tuo computer, però vai pure. Incrociamo le dita. Ok, grazie, buonasera a tutti. Io non sono un abituale di Facebook, non sono riuscito a connettermi perché mi hai mandato il link, se no non saprei, non sono molto bravo in queste cose. Comunque, io, un esperto, un po' lo sono diventato, nel senso che sono diventato una persona pratica che ha un po' di conoscenza perché, animato dalla passione che ho da piccolo, che mi ha trasmesso mio padre, adesso si lamenta che ne ho troppa, ma sono cresciuto negli ambienti umidi, pertanto li ho vissuti, li ho calpestati, ci sono caduto dentro, ci sono sguazzato dentro apposta, quindi so un po' di che cosa parliamo. Sono ambienti molto con degli equilibri difficili da mantenere, sono dei grandi potenziali di biodiversità come ambiente, possono essere molto recettivi tutti, dipende molto da come vengono gestiti. Così come possono avere dei grandi lati positivi, possono anche essere significanti. Vedi alcune oasi dove la gestione non viene affatto svolta e non rappresentano nulla di così significativo come invece altre aziende come abbiamo noi in Veneto che vengono costantemente gestite. Quindi io non ho una laurea o una dottrina sotto il profilo così scientifico, sono diventato un po', grazie appunto alla passione che ho sempre avuto, un conoscitore di queste aziende di questi luoghi e delle dinamiche che li caratterizzano. Credo che il quadro che hai fatto prima tu, le fotografie che fanno vedere gli uccelli ittiofagi, che in teoria dovrebbero essere solo ittiofagi, predare altre specie, ed è la cruda realtà di quello che succede oggi, sempre più, questi casi non sono più dei casi sporadici, non sono più delle rarità, vedere un airone che mangia un paperino piuttosto che un gabbiano reale che mangia la colomba che il Papa lancia a Roma, e tantomeno vedere un gabbiano reale su un tavolino a Venezia che ruba la brioche appena il turista distratto si allontana un attimo. E queste cose non sono naturali, sono tutte sono tutti scompensi che si sono generati in seguito ad un aumento della popolazione di questi uccelli, perché noi abbiamo creato in un certo senso anche questo. Sergio, mi state chiamando voi? Sì, perché purtroppo abbiamo il problema del collegamento video, quindi io ti inviterei a disattivare per il momento i video se ci sono altri problemi. Adesso è ritornato. Si sente bene la tua voce, però si blocca l'immagine video, quindi se dovessero esserci problemi, basta solo che tu disattivi il video e sentiamo perfettamente la tua voce. Poi riattiviamo il video dopo. Ma intanto vai che si vede. Adesso funziona. Sai, come non sono su Facebook, non sono neanche molto bravo col computer, quindi bisogna chiamare aiuti. Non Ok, quindi preoccuparti, non puoi dicevo essere che esperto in tutto, non puoi essere esperto in tutto, no, eh. non sono esperto, sei tu che adesso. Comunque, credo che l'uomo abbia creato degli scompensi. Faccio un esempio molto pratico: i gabbiani reali, perché si sono riprodotti così tanto? Una volta non c'erano, perché
perché l'uomo ha creato delle discariche a cielo aperto che sono diventate delle fonti di alimentazione alternative e in aggiunta alla loro normale natura, che dovrebbe essere quella di mangiare del pesce. La specie si è riprodotta in grande quantità e quindi adesso ha colonizzato anche dei luoghi nei quali prima non c'era, come le città, e si alimenta di tutto ciò che trova, non solo di pesce, perché evidentemente l'equilibrio gabbiano-pesce è un equilibrio che non è più un equilibrio, ma il gabbiano è diventato numericamente, sono diventati troppi e non tutti riescono ad alimentarsi solo con del pesce. Pertanto hanno trovato delle fonti di alimentazione alternative. Ora, quello che non va bene, a mio modo di vedere, ed è una visione abbastanza miope, è che così come l'uomo ha creato degli squilibri, gabbiani, aironi, cenerini, vale la stessa cosa, ma altre specie, il lupo quando ce ne sono troppo, così come i cinghiali, così come altre specie, nello stesso modo in cui ha creato lui lo squilibrio, toccherebbe all'uomo a rimettere in ordine le cose, quindi tornare a cercare di riequilibrare la cosa. E qui purtroppo ci si scontra con l'ideologia di chi il gabbiano, che è il simbolo del mare, non può essere toccato in quanto tale. Ed è questo sbagliato fondamentalmente. Noi ci troviamo, per esempio, ad avere dei problemi all'interno delle nostre aziende molto gravi, dei quali ormai lo faccio perché tu sei un amico e mi hai chiamato a parlarne, ma mi sarei anche stancato di parlarne, perché tanto tra viaggi a Roma e esposizione della problematica a vari livelli regionali e provinciali non sono riuscito a fare breccia. Le aziende vallive del Veneto soffrono del problema ormai annoso che riguarda la predazione appunto degli ittiofagi, ma in modo particolare della predazione dei cormorani. Perché dico i cormorani? Perché il cormorano di tutti gli altri è il più bravo, è il più esperto, è il più capace ed è il più scaltro e anche forse il più furbo, perché hanno una tecnica di pesca che è impeccabile, arrivano in quantità importantissime nelle nostre aziende proprio quando il pesce si raduna per venire al Colauro, che è la zona di pesca principale della valle dalla quale noi mettiamo acqua di mare, il pesce vorrebbe tornare fuori mare e lì viene pescato e catturato. Però prima di arrivare al Colauro il pesce all'interno delle nostre aziende si raduna nei canali dove c'è un po' più di profondità. Quindi quando si raduna all'interno di questi canali è come metterlo in un angolo, perché poi i cormorani hanno una tecnica di pesca in branco dove parano, continuano a spingere il pesce su piano piano e a turno entrano all'interno del gruppo di pesce a mangiarlo e ritornano in postazione, come un'azione militare. A loro si aggiungono i loro compagni di merende, che sono gli aironi, cenerini e bianchi, garzette e gabbiani reali, i quali che cosa fanno? Non riuscendo a tuffarsi come fanno i cormorani, aspettano sulle sponde tutti i feriti che i cormorani generano dalla loro azione predatoria, perché un cormorano non riesce, se proprio non lo prende bene al primo colpo, a mangiarsi un pesce di un chilo, però se anche soltanto gli dà una botta col becco in un fianco, quel pesce va a morire sulle rive laterali dove lo aspettano gli aironi e gli altri ittiofagi. Quindi una volta questi cormorani non c'erano, o quantomeno erano molto rari. Ora, io non voglio dire che non dovrebbero esistere, per l'amor di Dio, perché le nostre aziende ospitano tra l'altro biodiversità, sia dal punto di vista erbaceo e arboreo, ma anche tanta biodiversità di fauna selvatica, cacciabile e non cacciabile. Quindi ci sta che il cormorano faccia parte delle nostre lagune. Però bisognerebbe sapere, o meglio, dare la giusta importanza al valore che può avere il lavoro dell'uomo e le famiglie che ci stanno dietro rispetto a migliaia di cormorani che in realtà stanno creando un problema alle aziende non indifferente. Tanti miei colleghi si sono stancati e hanno fatto anche bene, devo dire, hanno smesso di seminare le valli da pesca
con delle quantità di pesci importanti, perché i danni che fanno questi uccelli sono impressionanti. Io ho qui, avendo due aziende, una alla Foce del Po e l'altra nella Laguna Sud di Venezia, so di che cosa stiamo parlando, ho dati di bilancio di 12 anni, per cui se siete curiosi e volete soffrire un po' con me, sono in grado di darvi dei dati medi reali di due aziende che ritengo essere tenute in un certo modo. Quando dico tenute in un certo modo, non intendo affettivamente parlando, intendo che la mia famiglia ha sempre investito molto e ultimamente abbiamo investito molto, non ultimamente, negli ultimi due anni, sono ormai 15 anni che investiamo in questo senso, per la difesa di questi cormorani, perché così come abbiamo tentato di farci ascoltare, ma con il fine di poter controllare il numero, quindi anche con uno sparo, che non fosse uno sparo a salve inutile, non siamo mai stati ascoltati e ci è sempre stato detto dovete fare questo, dovete fare quest'altro, dovete mettere in atto le difese attive, le difese passive. Allora, le difese attive per alcune persone sono lo sparo a salve, le difese passive, sempre per le stesse persone, sono dei pali, delle reti, dei fili, dei cavi, delle corde, delle cordelle, dei dissuasori passivi. Abbiamo speso centinaia di migliaia di euro, non sempre finanziati da dei contributi, che a volte ci sono, ma spesso non ci sono, e abbiamo coperto chilometri di canali e chilometri di zone sensibili. Ora, per chi ci ascolta, che cosa voglio dire con zona sensibile? La zona sensibile può essere il colauro che dicevo prima, dove il pesce si raduna nel periodo autunnale, ma possono anche essere le venue, chiamate in Veneto, quindi i canali più profondi all'interno della laguna, che sono come le arterie di un nostro braccio, dove il pesce appunto si raduna e si convoglia prima di arrivare nel cuore dell'azienda, quindi nel colauro. Quindi queste zone sensibili sono state coperte con chilometri di reti, prima di 20 cm di diametro, poi adesso le abbiamo dovute restringere tutte quante a 10 cm di diametro, perché come dicevo prima, questo uccello è un uccello scaltro, furbo, intelligente, prima non passava i 20 cm, adesso ha capito che se con le ali chiuse si tuffa all'interno riesce ad entrare e fa quello che deve fare. Oltre a queste zone abbiamo coperto anche tutte le peschiere di Sverno. Le peschiere di Sverno nelle valli sono delle aree più profonde rispetto alla superficie normale, che non è molto profonda, perché la superficie, la profondità media all'interno di un'azienda valliva si gira attorno a un metro d'acqua, mezzo metro d'acqua, dipende dalle posizioni. Le zone di Sverno sono le zone appunto dove il pesce, che non è ancora pronto per essere venuto al mercato, viene messo a svernare per passare il rigido inverno. Quindi sono zone molto profonde, di solito sono delle fosse con 2-3 metri d'acqua almeno, oppure dei gorghi rotondi protetti dalle reti frangivento, e sopra le reti frangivento abbiamo coperto e tappato tutto con le reti antiuccello. Bene, chi ci ascolta potrebbe dire ma non è sufficiente, non è abbastanza. No, non è abbastanza, perché purtroppo non è che i cormorani arrivano da noi quando noi iniziamo l'attività di pesca, quindi in autunno, e se ne vanno appena finito l'inverno. No, il cormorano oggi è diventato in Veneto, ma non solo, una specie stanziale, un animale che migra, sì, in grandi quantità in periodo autunnale, però poi sosta in periodo primaverile e nidifica, ed è presente tutto l'arco durante tutto l'arco dell'anno. Quindi esercitano questi contingenti uno stillicidio continuo, giornaliero, all'interno delle aziende che perseverano a voler seminare del pesce. Non vi dico se qualcheduno tenta di fare un po' di allevamento di pesce, quindi concentra il pesce in delle zone più ristrette. Se non le proteggi, è come andare a dare il grano ai piccioni in piazza San Marco. Questa è la situazione. Vi parlo un po' però di numeri, perché fin qui abbiamo fatto delle chiacchiere, così chi ascolta si rende conto. Io qui ho, per esempio, per la Valle Pirimpie, dati di bilancio, quindi certificati, una media
di 12 anni, che abbiamo raccolto dal 2008 al 2019. Mi manca il 2020 perché non abbiamo fatto tempo ad aggiornarlo, però sono abbastanza recenti gli ultimi dati. La media dice questo: noi abbiamo seminato mediamente ogni anno in un'azienda che è 526 ettari, quindi non parliamo di un laghetto di pesca sportiva, parliamo di un'estensione di 3 chilometri di fronte Romea, 3 chilometri di fronte Laguna e 2 chilometri, quindi un rettangolo abbastanza importante, 520 ettari. Abbiamo seminato, e mi riferisco in modo particolare alla specie orata, perché è l'unico pesce all'interno della valle che viene contato quando si semina e quando si raccoglie. La specie orata ha un ciclo di 2 anni all'interno delle nostre aziende. Viene seminato in primavera di quest'anno, in autunno, se sopravvive, viene al colouro, viene ripescata, di solito cresce 130-140 grammi. Viene messa a svernare nelle peschiere che nominavo prima, quindi quando viene messa a svernare è abbastanza sicura, e torna fuori in valle la primavera successiva per essere ricatturata un'altra volta al colauro nel secondo autunno. A quel punto, da 130 grammi che è stata messa in peschiera il primo anno, viene su ed è di pezzatura di taglia commerciale attorno ai 350 grammi normalmente. Bene, noi in media, negli ultimi 12 anni, abbiamo seminato in valle ogni anno una media di 220.000 orate di numero, delle quali ci saremmo aspettati di avere un calo fisiologico della metà. Quindi noi valicoltori accetteremmo di perdere il 50% di questo pesce. Tenete presente che all'interno della valle ci sono branzini, che sono una specie predatore, è un predatore, quindi potrebbe mangiare delle orate piccole, ma ci sono anche tanti cefali, ci sono delle anguille, ci sono altre fonti di alimentazione per il brandino, ma io non voglio pensare che il brandino scelga solo il cefalo e non scelga l'orata. Quindi dico, ok, io accetto che tra calo fisiologico e predazione naturale all'interno dell'ecosistema valivo, 10 orate seminate, sarei contento di portarne al mercato il 50%. Quindi, defalcato il 50% da queste 220.000, scusate che ho il bimbo che sta in là, attaccato alla porta. Defalcato questo numero del 50%, noi ci saremmo aspettati di ricatturare 110.000 orate ogni anno. 110.000 orate ogni anno, alla pezzatura media di 400 grammi, perché è un valore plausibile, avrebbero fruttato, diciamo così, al prezzo medio al quale realmente abbiamo venduto in questi 12 anni le orate, quindi 6,43 euro, avrebbero fruttato all'anno 283.000 euro di incasso. Noi saremmo stati contenti, nonostante una ricattura del 50%. Bene, il tasso di ricattura numerico sul seminato è pari al 6,40%. Quindi, invece di vendere 44.000 kg, ne abbiamo venduti 5.600. Invece di fare 283.000 euro di incasso, di media abbiamo fatto 36.000 euro di incasso. Ora, quello che manca sono 247.000 euro, che per noi sono un danno derivato dalla presenza degli ittiofagi, cormorani, aironi, gabbiani e tutti gli altri. Quindi, chi paga? Nessuno paga. Questi 247.000 euro che mancano sono un valore molto alto. Sono un valore, calcolando il numero che manca, moltiplicato per il peso di vendita del pesce. Però non è che a onor del vero, il cormorano non è che si mangia tutti questi quintali quando sono pronti. Questo numero diventa così importante perché il cormorano esercita, con anche gli altri, un'azione predatoria anche sui piccoli pesci seminati, quindi primo anno e
subito dopo il secondo anno, quindi quando riesci agevolmente a mangiarne 300-400 grammi, se mi mangia 300-400 grammi al giorno, 400-500 anche, di pesciolini che sono ancora 4-5-10 grammi, ne fa fuori un grande numero. Lui è pieno allo stesso modo di, come, di quando si mangia un pesce di mezzo chilo, però ha, ha fatto uno stillicidio sul numero che poi io alla fine del secondo anno mi ritrovo con questi valori. Bene, questo per quanto riguarda le orate, delle quali siamo assolutamente certi dei numeri. Vi voglio dare qualche altra indicazione, perché non è finita qui. La semina della spigola, che è un'altra specie di interesse importante, perché orate e spigole sono le due specie che costano di più al mercato, su un valore medio annuo di semina di circa 43-44 mila vannotti, meno il 30% di calo fisiologico che ci aspettiamo da una specie che è un predatore, quindi anche qui non è che io mi aspetto di ricatturare il 90%, dico va bene, accetto che il 30% siano, vadano persi. Morale della favola, anche qui abbiamo un tasso di ricattura sul seminato pari al 15,73%. Continuo con il cefalame di alto pregio, abbiamo un tasso di ricattura del 2,39%, cefalame misto 22%, anguille 22%. Morale della favola, per un'azienda come la mia che per tanti anni ha seminato in modo importante, come un agricoltore che ara, sminuzza il terreno, prepara bene il letto di semina e semina il quantitativo giusto di seme che serve in un ettaro, noi abbiamo gestito nello stesso identico modo, aspettandoci di fare, tanto perché così se tra noi c'è qualcuno che si intende di agricoltura può capire, noi nei 500 ettari avremmo un valore atteso di produzione al netto dei cali fisiologici che dicevo prima di 229 kg per ettaro. Quindi non è che ci aspettiamo di tirar fuori da un ettaro di vallicoltura estensiva delle tonnellate, dico due quintali, 229 chili. Bene, i chili che noi in realtà abbiamo tirato fuori in 12 anni di semine per ettaro su 500 ettari sono 50,38 chili. Ecco, questo è il danno che un'azienda come la mia subisce tutti gli anni, pari a mezzo milione di euro. Questo nel veneziano, l'altra del Polesine è più alto, perché nel Polesine siamo nel parco del Delta del Po, ci sono tanti bellissimi dormitori, ci sono tanti ecologisti che vengono a censire i cormorani, ma nessuno si chiede se quei cormorani lentamente stanno togliendo il lavoro delle famiglie che operano all'interno delle aziende. Anzi, se qualcuno prova a dire che bisognerebbe abbatterli, apriti cielo, articoli sui giornali, trasmissioni, denunce e quant'altro. Quindi questa è la situazione degli ittiofagi in Italia oggi, nelle aziende che cercano di conservare un'attività storica, un'attività che è nata in Veneto, dal Veneto si è diffusa in tutta Europa e non solo. È un'attività che da sempre ha generato reddito, oggi non lo fa più. Le nostre aziende oggi dal punto di vista della produttività sono diventate dei colabrodi, non si riesce più nemmeno a fare pareggio, vengono tenute in vita da noi soltanto perché abbiamo una grandissima passione per l'ambiente e l'attività venatoria. Se dovesse venire meno un domani l'attività venatoria, queste aziende il giorno dopo diventerebbero delle paludi putride come erano tanti anni fa, ma forse tanti anni fa non lo sono neanche state, perché la caccia ha sempre fatto parte ed è sempre stata un motivo trainante della passione dell'uomo a tenere gestiti e controllati questi ambienti. Gli esempi non è che ce li dobbiamo immaginare, gli esempi li abbiamo. Abbiamo l'esempio della Valle della Canna, dove due anni fa, lì sì che si è compiuta una strage
di uccelli, non per mano di cacciatori, non per palini di piombo, d'acciaio che siano, ma perché non è stata mai ben gestita, è stata lasciata allo sbando. Altro esempio, tanto per stare in argomento, siccome non stiamo, io non voglio fare demagogia, questi sono numeri, sfido chiunque a venirmi a chiedere, poterli fornire, però un altro esempio di zone lasciate così allo stato selvaggio, naturale, le belle oasi, basta andare nella Valle della Batteria davanti alla mia azienda per rendersi conto, abbiamo fatto anche una puntata su Sky, per rendersi conto come che differenza c'è tra le aziende gestite e le aziende dentro il parco del Delta, considerate oasi. Ma cosa c'è là dentro? Ci sono escavatori arrugginiti, abbandonati in mezzo all'acqua. Case diroccate, demolite in mezzo all'acqua, argini disfatti dove l'acqua non ha più nessun tipo di regimazione controllata, bracconaggio che imperversa perché chiunque può entrare e uscire senza essere controllato, senza nessun ostacolo. Quindi sono questi i territori che cioè, potrebbero diventare così anche le altre aziende se viene tolta la possibilità di esercitare un'attività che può essere anche considerata un'attività di passione per la caccia all'interno delle aziende private oggi. Le aziende private che finché verranno gestite come lo sono tuttora, danno anche la possibilità i signori ambientalisti di essere contenti che in Veneto ci sono tante anatre, ma se le anatre non ci fosse qualcuno che le gestisce, le segue, le cura, le ama e le mantiene, le anatre non, per quale motivo si dovrebbero fermare in un ambiente poco salubre o incolto? Si fermerebbero una notte, 2 notti e poi prenderebbero su e si sposterebbero da un'altra parte. Quindi questa è la situazione, tanto per stare un po' in tema pesca o acquacoltura e anche ambiente barra attività venatoria. Oliver, ti interrompo un attimo perché ci sono arrivate. Dicevi tu prima, le nutrie e le leptospirosi. Io ho un uomo in valle da me che l'ha presa, ha rischiato di lasciarci le piume, tanto per stare in argomento, è stato molto male. Altro esempio, quest'inverno sono corso perché mi hanno telefonato che un argine si era perforato, quindi si era rotto perché avevamo 2 livelli diversi. Una nutria ha fatto una tana in mezzo e sono dovuto correre là una sera, andare a chiudere con gli uomini, eccetera, eccetera. E mio padre 2 anni fa ha fatto un bel danno nella macchina perché ha una macchina bassa e una nutria gli ha attraversato la strada una sera di nebbia. Lui l'ha presa, non ha potuto evitarla, nonostante andasse piano, gli ha creato un danno indifferente. Dopo si è fermato, aveva rotto il radiatore. Insomma, quindi bisognerebbe a volte essere un po' meno così, fare meno demagogia ed essere più concreti e realisti. Vanno bene i cormorani, vanno bene le nutrie, vanno bene gli aironi, però devono essere considerati non per forza degli animali da proteggere, tanto più quando non ci sono problemi di carattere sulla specie, se la specie non è in cattivo stato di conservazione, anzi, purtroppo, dico io perché sono un portatore di interesse verso il mondo dell'acquacoltura, purtroppo è una specie, il cormorano in modo particolare, in grandissimo aumento. E noi dovrebbe essere il nostro compito cercare di tenere il numero equilibrato. Ma in Italia di equilibrato c'è poco. Oliver, ti interrompo un attimo perché arrivano diverse domande da parte di coloro che ci stanno seguendo, anche degli stimoli. Adesso qualcuno la leggo anche in modo tale che tu potrai dare delle risposte. Vorrei ecco sottolineare che se questi ambienti di cui parla Oliver Martini, che è l'esempio di tanti altri valicoltori che gestiscono il territorio e garantiscono manutenzione alle zone umide, e se non ci fossero queste persone che hanno, come dicevo, uniscono l'interesse e la passione, però
la passione è prevalente rispetto all'interesse, avete capito, no? Qual è il raccolto, dopo tanta fatica, tanta semina, il raccolto spesso non giustifica le spese, no? Che ci sostengono. Allora, però, se noi pensiamo che il nostro territorio possa fare a meno di queste persone che investono per garantire la manutenzione anche degli habitat naturali, oltre a esercitare la loro attività, quindi se noi non garantiamo un reddito a queste persone che giustifichi gli investimenti che fanno, quale sarebbe la soluzione alternativa? O in questi territori, da zone umide, vediamo trasformato il nostro territorio in distese di mais e di soia, quindi con la sparizione di tutti gli habitat naturali che favoriscono la sosta, l'alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica, sia cacciabie, ma al 90% invece specie protette, o questa, oppure c'è l'idea degli animali ambientalisti, ma è una zona così bella, facciamo un parco, facciamo un oasi. E allora, la dimostrazione che prima ci dava Oliver Martini sulla Valle della Canna è proprio la testimonianza di cosa significhi togliere la gestione di queste aree a delle persone esperte e competenti che garantiscono il riciclo delle acque, che garantiscono il fatto che la canna non mangi tutto quanto il territorio umido e quindi si trasformi in territorio degradato. E quindi la mancata conoscenza porta a quello che è successo in questa Valle della Canna, una zona di interesse, una volta di interesse venatorio ittico, poi tolta alla gestione dei cacciatori, si è trasformata in una pozzanghera maleodorante che ha generato poi l'insorgenza del botulino, che ha creato le condizioni perché morissero decine di migliaia di uccelli acquatici. Decine di migliaia. Ebbene, allora, coloro che hanno avuto in gestione quest'area, sottraendola alla gestione consapevole e sapiente da parte di chi la gestiva, sia dal punto di vista venatorio che dal punto di vista ittico ambientale, ebbene, cosa è successo? Decine di migliaia di anatre morte per effetto della mancata gestione di questi territori. E poi, quando si sono accorti di questa ecatombe di uccelli acquatici, chi è che è andato ad aiutare le autorità competenti a togliere le carcasse? Perché poi se anche le carcasse delle anatre e gli altri uccelli acquatici fosse rimasti lì a imputridire, quindi a marcire, questo avrebbe generato altre patologie ancora più gravi. E quindi ad andare a raccogliere tutti questi uccelli morti per portarli via da lì e per poterli incenerire, chi è che sono andati? Gli ambientalisti? O gli animali ambientalisti? Oppure quelli che si definiscono? No, sono andati i cacciatori. Lì a sporcarsi le mani in mezzo al fango, in mezzo agli animali morti, per fare un servizio di pulizia ambientale sono andati solo i cacciatori. Non abbiamo visto nessun animale ambientalista, cioè quelli che predicano l'ambientalismo, andare lì a praticarlo e quindi a rimboccarsi le maniche per pulire il territorio. Tanto per dire, abbiamo un altro esempio, no? Cioè, in provincia di Venezia, una vecchia valle da caccia e da pesca, che è Valle Averto, che era una valle da caccia e da pesca, dopodiché l'ha presa il WWF, c'è un oasi del WWF. Ebbene, tutto attorno a questa oasi del WWF ci sono aziende vallive dove si caccia e si pesca. Bene, se voi andate nell'argine che separa l'oasi del WWF e separa dall'altra parte una valle dove si caccia e si pesca, voi vedrete che girando lo sguardo verso la valle dove si caccia e si pesca, tutto è ordinato, tutto è pulito, tutto è tenuto in maniera intelligente, in maniera sapiente. Se girate lo sguardo dentro l'oasi del WWF, vedete tutto abbandonato. Qual è l'effetto pratico? Bene, all'interno della valle dove si caccia e si pesca ci sono decine e decine di migliaia di anatre, oltre al pesce, come parlavamo. Se voi guardate all'interno dell'oasi del WWF, vedete deserto assoluto. Cioè non vedete animali. Non vedete animali. Allora, per dire, questa è la dimostrazione che dove c'è gestione. Ci sono dei dati a tal proposito. Mi dispiace che stasera non li ho presi perché io li conosco. Adesso non ho una buona memoria, quindi
però non voglio dare dei numeri, quindi, cioè, oppure li do, ma solo per confortare quello che tu stai dicendo. Ci sono dei dati che riguardano i censimenti a fine caccia, quindi in gennaio, di tutti gli uccelli acquatici all'interno delle lagune di Venezia, nord e sud, e del Polesine. Tra queste aziende c'è anche quella che stai nominando tu, cioè la Valle Averto del WWF, di proprietà del WWF, che ha un metraggio ben definito come tutte le altre, che è una valle di taglio medio come la media delle aziende della Laguna Sud di Venezia. Ecco, io inviterei i curiosi a recuperare i dati dei censimenti delle province di Venezia e Rovigo e fare una comparazione degli uccelli presenti all'interno delle aziende faunistico-venatorie dove si caccia, fare una statistica degli uccelli presenti diviso l'ettaraggio delle aziende, saltano fuori dei numeri impressionanti, perché è fatta la stessa cosa per l'azienda del WWF, e voglio dire, il WWF non è un'associazione che non ha fondi. Fondi da gestire tutte e 30 le aziende vallive del Veneto e non solo la sua. C'è una sproporzione impressionante, tipo, non so, 1 a 15, quindi se loro hanno un uccello per ettaro, noi ne abbiamo 15. Quello che c'è sono quelli furbi che da noi, quando sentono che tira brutta aria la mattina del giorno di caccia, si spostano di là, se no non ci sarebbe neanche quello, ci sarebbero soltanto delle nutrie e poco altro. Non ci vanno più neanche i cormorani, perché i cormorani, come qualcuno saprà, dove dormono con le deiezioni che fanno, seccano tutti gli alberi, quindi 10 anni fa era un dormitorio di cormorani, oggi nemmeno più i cormorani ci dormono perché gli alberi sono venuti giù. Quindi hai detto una sacrosanta verità e parliamo del simbolo del quale il WWF è molto abile a proporlo, a reclamizzarlo, i bambini, le scolaresche, eccetera, ma li portano a vedere niente, delle nutrie, forse una tartaruga che c'è anche da noi, ma anatre e animali di diverso tipo molto molto pochi, c'è qualche germano, punto e basta. Credo, ma non so se lo posso dire, che ci siano anche dei problemi sanitari là dentro, proprio perché la gestione non viene fatta. Però non ne sono certo, quindi non Bene, bene. voglio. Allora, tieni presente, Oliver. C'è un nostro ascoltatore che ci fa la domanda: ma perché i soldi dei danni provocati da questi uccelli ittiofagi non li fate pagare gli ambientalisti? Pensate che è una bellissima proposta, no? Intelligente anche. Pensate che io in Regione Veneto ho fatto approvare una legge che modifica un po' l'assetto previsto a livello nazionale. Voi sapete bene che i danni provocati dalla fauna selvatica vengono pagati, o meglio, in parte, vengono indennizzati da un fondo, attingendo da un fondo che è alimentato dalle tasse di concessione pagate dai cacciatori. Sia essi, queste specie che producono danni, sia esse specie cacciabili che non cacciabili. Quindi, nel 90% dei casi, ai cacciatori non viene consentito di controllare la presenza di questa fauna selvatica, però i danni che vengono provocati da questa fauna selvatica, alla quale non viene permesso di esercitare il controllo attraverso anche attività venatorie, bene, i danni di queste specie vengono pagati con un fondo alimentato dalle tasse di concessione pagate dai cacciatori. Quindi, becchi e bastonati, oltre il danno anche la beffa. Io in Regione Veneto ho fatto approvare una legge che dice, bene, i danni provocati dalla fauna selvatica cacciabile verranno ancora pagati dai cacciatori. Ma i danni provocati dalla fauna selvatica non cacciabile li devono pagare la collettività, li deve pagare la collettività. Vedrete che molti dicono, quando cominceremo a mettere le mani in tasca a coloro che dicono: ma che belli i cormorani, ma guarda qua, simpatici finché mangiano il pesciolino, no? Se noi cominciamo a far pagare a loro i danni provocati dall'eccessiva presenza di alcune specie, vedrete che quel bel cormorano, a guardarlo bene, cominceranno a dire: ma a me mi sembra, ma a me sembra un po' antipatico, anzi è diventato un po' più brutto, per dire, no? Ma perché non servono tanti cormorani così? Se
se ce ne fossero un decimo, andrebbe bene lo stesso, perché bisogna toccarli nel vivo. E quindi il fatto di, come ho fatto io, come quando ero in Regione del Veneto, approvando questa legge, dovremmo farla a livello nazionale. Allora, gli ambientalisti dicono che belli gli storni che mangiano l'uva o le olive. Se volete godervi questo spettacolo, pagate il biglietto. E i danni provocati da queste specie che voi volete vedere libere e propagarsi sempre di più, bene, allora pagate questi danni. Vedrete che cambierebbero subito idea. Tra le tante domande, Oliver, sono previsti piani di abbattimento del cormorano? Puoi rispondere tu per cortesia? In passato, quando c'eri te, qualcosa abbiamo fatto con tutte le difficoltà del caso. Poi anche lì, in passato, in una provincia si potevano abbattere, controllare dei numeri molto insignificanti, dall'altra parte no, quindi un'azienda poteva sparare un po' e dall'altra parte no. Comunque la teoria che ho io è la seguente: i cormorani non sono una specie in via di estinzione, non sono una specie instabile, sono una specie in forte aumento, hanno colonizzato e sono presenti durante tutto l'arco dell'anno, a differenza del passato. È una specie che crea dei grandi problemi all'economia del territorio, alle aziende in modo particolare che cercano di fare acquacoltura, perché finché mangiano un pesce nella laguna e lo sottraggono a un pescatore che non ha speso niente per allevare quel pesce, io dico anche ci sta, ma quando vengono all'interno delle aziende e depredano tutto quello che uno ha seminato all'interno dell'azienda, è un problema, perché l'azienda non raccoglie. Quindi si è fatto qualcosa, ma non si è mai fatto niente di concreto, nonostante tu hai speso tante energie a tal proposito. La cura dovrebbe essere la seguente: permettere alle aziende, con anche degli aiuti, dei finanziamenti, perché oggi l'entusiasmo di continuare a gestire, seminare, fare, brigare è venuto meno a molti agricoltori. Dovrebbero poter disporre di finanziamenti a tassi agevolati o a fondo perduto in parte per potersi proteggere in tutte le zone sensibili, ove possibile, perché non è che possiamo pensare di coprire 500 ettari di laguna estensiva, andremo a creare un impatto ambientale non indifferente, terrificante. Quindi, ok, proteggere con delle reti anche di colori, per esempio verdi, dei pali di legno, quindi del materiale biodegradabile, se vogliamo, tutte le zone sensibili. Poi io direi l'allevatore che dimostra di essersi protetto con dei metodi passivi in tutte le zone sensibili, quindi peschiere di sverno, canali di adduzione ai colauri, eccetera, eccetera. Quando l'allevatore ha fatto tutto quello che può fare in un ambiente che comunque deve essere rispettato, deve poter controllare il numero dei cormorani sparando tutto l'arco dell'anno, perché non sono più una specie di passaggio soltanto nel periodo autunnale, ma sono presenti tutto l'anno. Io non posso accettare di avere all'interno dell'azienda dei dormitori che ospitano migliaia di cormorani, che quando poi li vengono a censire ne censiscono anche una metà, perché succede anche questo. Le specie che sanno creare del disturbo, dei problemi, vengono censite in un modo, le anatre vengono censite in un altro, e c'è sempre una sperequazione tra i due metodi, perché non sempre rappresentano la realtà, dipende chi viene. Potendoli abbattere durante tutto l'arco dell'anno all'interno delle aziende, questi animali non sono stupidi, non stanno per forza nelle aziende a prendere fucilate, vanno fuori nelle lagune, e fuori nelle lagune o in mare prenderanno quello che la laguna e il mare gli offre. Ma non è costato sangue a nessuno quel pesce che il cormorano preda fuori dalle aziende. Come rafforzativo al contenimento del numero, dove si dovrebbe consentire a tutti i cacciatori che frequentano gli ambiti lagunari di fare un prelievo anche numericamente limitato, dare una quota a ciascuno, anche all'esterno delle aziende, soltanto nel periodo di caccia, quindi da settembre fino a gennaio, che guarda caso è l'arco di tempo nell'anno
nel quale riceviamo anche dei grandi contingenti di animali migratori. Solo in questo modo il cormorano non verrebbe sterminato, ci mancherebbe altro, però verrebbe sicuramente più disturbato di quanto non è adesso e non graverebbe solo e soltanto sulle aziende e sulle zone sensibili come le nostre valli da pesca. Io sono sicuro che in questo modo si ridurrebbe la pressione, sono sicuro che sarebbe un modo rafforzativo rispetto a quanto abbiamo fatto fino adesso, che si è rivelato tutto inefficiente e inefficace. C'è bisogno di dare una svolta, però andarlo a spiegare anche al solo assessore di turno, io sinceramente mi sono un po' stancato, perché so già che cosa mi dicono. Mi fanno un bel sorriso, mi dicono: ah sì, abbiamo capito, adesso facciamo, brighiamo, meniamo, ma meniamo il camper l'aia. Purtroppo. Guarda, il ragionamento che fa Oliver Martini per quanto riguarda... per essere ascoltati, noi siamo 30 vallicultori che abbiamo 250 famiglie da mantenere in totale. L'unica riunione in Veneto nella quale io ho visto le parti politiche fu una riunione nella quale venne un'associazione di pescatori sportivi, il che mi diede un fastidio che non ti dico, perché ma come oggi dedicate attenzione ai pescatori sportivi che vanno a pescare per divertimento e noi non ci considerate che sono anni che veniamo a rappresentarvi un problema grande per delle aziende che danno lavoro alle persone? Questa è la nostra Italia. Poi te adesso purtroppo, comunità europea, quindi è una tragedia. Purtroppo la questione sta in questi termini. Prima, quando faceva riferimento a Oliver Martini, a qualcosa abbiamo fatto. Io, quando ero assessore regionale, ebbi modo di applicare il regime di deroga che è previsto dalla direttiva comunitaria, la 147/2009. Sì, ma poi anche se è spallinato, dai, allora, per dire, su questo, allora, gli strumenti ci sono. Volevo dire questo, no? Allora, c'è una legge statale che è la 157/92, che all'articolo 19 bis consente l'applicazione del regime di deroga anche nei confronti delle specie considerate come non cacciabili, per dire, no? Primo, lo strumento c'è. C'è una direttiva comunitaria, all'articolo 9 della direttiva, la direttiva c'è 147/2009, che prevede, articolo 9, comma 1, lettera A, prevede esplicitamente la possibilità di applicare il regime di deroga per il contenimento. Ma l'articolo 9,1 lettera A dice addirittura l'eradicazione delle popolazioni che producono gravi danni alle colture agricole o che sono un pericolo per la salute pubblica o per la sicurezza aerea. Questo lo dice l'articolo 9,1 lettera A della direttiva comunitaria. Quindi quando gli amministratori dicono che loro vorrebbero intervenire ma che manca la normativa per poter intervenire, raccontano bugie. Perché non è assolutamente vero, perché gli strumenti ci sono, basta applicarli, il problema è che non viene applicato. E allora quando alle istituzioni vanno o solo i pescatori, o solo i cacciatori, o solo i valicoltori, allora questi fanno spallucce perché vabbè, una piccola minoranza che protesta passerà, per dire, no. Ma se andassimo tutti assieme, agricoltori, cacciatori, pescatori, tutti uniti da un'unica realtà, ed è il motivo per il quale abbiamo creato ACR, l'Associazione per la Cultura Rurale, per unire le forze di tutti i portatori della cultura rurale e far capire alle istituzioni l'indispensabilità di fornire strumenti per poter garantire la coesistenza, l'equilibrio, la compatibilità tra le attività antropiche e la presenza di fauna selvatica, né più né meno. Quindi gli strumenti ci sarebbero e il problema è che, come più volte detto, è che magari non ci sentono perché pensano di parlare alla minoranza. Invece gli ambientalisti o presunti tali fanno vedere, come il pavone che alza le piume, di essere in tanti, di rappresentare la maggioranza, la sensibilità della maggioranza dell'opinione pubblica, allora i politici prendono paura e danno più retta a loro, che dicono poverini i cormorani, poverini i gabbiani reali, poverini, poverine le nutrie e quant'altro, quindi danno più retta a loro, invece noi partiamo dal presupposto che la gestione è quella che risolve i problemi. Gestione non significa intoccabilità, la gestione significa garantire equilibrio tra le varie specie di fauna selvatica. Vi dicevo prima, il gabbiano reale sta distruggendo delle specie in via di estinzione per l'eccessiva presenza. Non vanno solamente in piazza San Marco a portare via, non è che uno si distrae, perché io ho visto delle scene
dove uno stava mangiando sul piatto, per dire, arriva il gabbiano reale e gli porta via quello che aveva sul piatto, ma è successo tante volte. O i bambini che hanno un panino in mano, gli vanno a portare via in mano il panino. Questo ma succede, guarda, perché tanti, sono... come, permettimi se ti interrompo, siccome ci sono tanti, credo, appassionati di caccia, perché li leggo così nei commenti, il gabbiano reale, a noi quest'anno è capitato questo. Abbiamo costruito una zona apposta per ospitare dei morioni, perché è un pallino che io ho così nella mia testa. Quando ero piccolo, le prime volte che mio papà mi portava con lui, praticamente c'erano solo di quelli, e sono un po' di anni che la specie non è più così presente come in passato, quindi abbiamo cercato di capirne il perché, ma soprattutto di fare qualche cosa per migliorare la presenza di queste anatre, che comunque negli ultimi anni si stanno vedendo sempre più. Quindi abbiamo costruito proprio un lago di sana pianta importante, dove con l'obiettivo di ospitare dei moriglioni, di gestirli, dargli anche da mangiare, di lasciarli stare. Bene, il risultato è stato un risultato talmente alto, molto al di sopra delle mie aspettative, perché io sarei stato contento di radunare 3-4 mila. Siamo arrivati a fine novembre, mi pare, sì, metà novembre, fine novembre, con un numero di oltre 7.000 moriglioni. Poi cos'è successo? È successo che ci sono state 2-3 giornate di bora forte a Pila, nel paese vicino alla Valle Cazzugliani, alla foce del Po. C'è un porticciolo dove vi sono diversi pescherecci che vanno a pescare il pesce azzurro, che è diventata una risorsa molto importante per il luogo, per il paese. Ovviamente i pescherecci portano gabbiani reali, quindi attorno al paese di Pila vi è una colonia di gabbiani reali molto molto importante, molti di più rispetto ad altre zone lagunari dove non vi sono dei porti con dei pescherecci che vanno a pescare il pesce azzurro. Bene, quando c'è vento forte questi uccelli non vanno più fuori in mezzo al mare a seguire le barche, eccetera, anche perché le barche non escono, rimangono nei dintorni. E dove vanno a mangiare? Vengono a mangiare all'interno delle aziende. Ma torniamo al ragionamento che facevo all'inizio. Questi uccelli ce ne sono talmente tanti, cioè la specie è diventata così, così ampia, e molti di questi non vanno a cercare il pesce, cercano la carne. In 2 giorni, 2 mattine, hanno cominciato a dare addosso ai tuffatori, che fanno più fatica a spiccare il volo e a spostarsi rispetto ad altre anatre. In 2 mattine li hanno mandati via tutti e non si sono più ripresentati, nemmeno uno. In 2 mattine hanno cancellato il lavoro che abbiamo fatto durante tutta l'estate, e al di sopra delle aspettative, i numeri censiti dalle associazioni ambientaliste della zona, avevamo radunato un numero molto importante di moriglioni. Dopo poco hanno tolto il moriglione dal calendario venatorio, quindi mi sono un po', diciamo così, placato, ma il nervoso che avevo nel vedere, che io ero lì quella mattina, li vedevo tutti passare, andare, quando li vedevo passare erano usati, quindi era un chiaro segnale che se ne stavano andando, la motivazione è stata proprio quella di questi gabbiani reali troppo presenti in quantità nella zona, li hanno mandati via tutti. Quindi gli uccelli creano degli scompensi anche all'interno delle loro specie, molto spesso, come in questo caso. Esatto, l'eccessiva presenza di alcune specie ovviamente danneggia anche le altre. Oliver, perché non si può sparare che abbiamo reale, è anche un brutto uccellaccio, voglio dire, a parte il colore, ma cioè io ho portato la mia bambina che aveva 1 anno in una piazza, c'era un parchetto con dell'erba, si è messa a camminare, a un certo punto è arrivato il gabbiano reale, era più grande di lei, la sono andata a prendere, gli ho detto aspetta, vieni qua, che gli uccelli lì li conosco e non mi fido per niente. Oltretutto questo animale era abituato a vedere le persone, quindi l'avvicinava molto molto facilmente, ecco. Ti danno una beccata, tanto per fare, noi abbiamo creato gli squilibri e noi dobbiamo rimetterli a posto questi squilibri senza tante demagogie. Questo è il concetto di gestione, Oliver, quindi che bisogna gestire. Basta considerare poi che abbiano diversi uccelli, come fanno poi
ad aggredire anche le lepri o quant'altro, vanno vicino lì, la prima cosa che fanno, gli danno una beccata e gli cavano gli occhi da vivi, in modo tale che l'animale non possa più scappare, la lepre non possa più scappare. Una volta che gli hanno cavato gli occhi, e dopodiché lo ammazzano battendo la sua testa con il becco e poi se lo mangiano. Tanto per fare un esempio. Non voglio diventare macabro, ma cioè, nel periodo freddo di dicembre, gennaio, mentre cacciamo in val, non rimane più nemmeno un ferito, perché le magoghe, cioè noi le chiamiamo volgarmente magoghe, come le chiamano in Veneto, la gabbiana reale fa piazza pulita di tutto, non ci rimane assolutamente niente. Oliver, dacci qualche altro elemento. Allora, dici un po' della tua esperienza, cioè la gestione del tuo territorio, delle tue valli. Dacci qualche numero per quanto riguarda gli uccelli svernanti nelle tue valli. Dacci qualche numero. Adesso mi fai delle domande che sai benissimo, io non ho una gran memoria. I numeri non sono mai tanto numeri certificati realmente, perché in modo particolare quest'anno, quando sono venuti, mi hanno detto il numero e ero contento del numero dei moriglioni, perché era un numero più alto di quello che mi aspettavo io all'inizio, ma loro ne hanno censiti 7.000. Secondo me ce n'erano più di 8.000, 8.500, ma diciamo che 7.000 mi andavano più che bene, perché me ne aspettavo 3.000. I Alzavo. numeri, le azzaole non le vedono, non le possono vedere, perché le azzaole quando Ma vengono no, ma tu censite. no. Io non chiedo a quelli che quando vengono a fare i censimenti si girano dall'altra parte quando vedono uccelli. Io chiedo a te, che tu sai cos'hai in valle, tanto perché chi ci ascolta sappia cosa comporta la gestione degli habitat naturali da parte di chi ha la passione della caccia. Dici le specie più. L'azzaola è un uccellino che dà grande soddisfazione. Perché si ricorda, perché è abbastanza semplice da gestire se la rispettiamo molto, dà soddisfazione dal punto di vista venatorio, perché poi le mattine che vuole volare, vuole venire, crede un po' più degli altri. Di azzaro, mediamente, noi non so, adesso non voglio far star male qualcuno, però penso di poter dire che almeno 20-25 mila tranquillamente le abbiamo da metà ottobre fino ad oggi. Oggi noi continuiamo a gestire, nonostante la caccia sia chiusa, perché tutti questi uccelli si ricordano dove hanno passato l'inverno, vanno via più forti, affrontano la migrazione con delle riserve importanti, quindi portano a compimento la migrazione, ed essendo in salute si riproducono in modo agevole, e ritornano dove si ricordano essere stati. Io non so se qualcuno delle persone che ci segue ha visto qualche tempo fa, un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, hanno fatto un documentario, un film documentario, dove un padre con la passione degli acquatici faceva schiudere una ventina di orche lombardelle a casa sua. Era la prima persona che le accudiva, per cui loro lo riconoscono come il loro genitore, le porta dove naturalmente loro si riprodurrebbero, lì le tiene un po' di 2 o 3 giorni, poi con il deltaplano parte in realtà il bambino, suo figlio, che poi era protagonista del film, in volo, e le riporta da lì, dalla Norvegia, mi pare, o Svezia, non ricordo esattamente, ma molto lontano rispetto alla Francia, e le riporta in Francia, con l'obiettivo di avergli insegnato la strada dove andare per riprodursi. L'anno seguente, queste oche che seguono il deltaplano erano state allenate, abituate fin da piccole a volare vicino al deltaplano. L'anno seguente, in primavera, quando sono diventati gli esemplari maturi, pronti per la riproduzione, dalla Francia, dove sono nati e dove sono stati ricondotti con il deltaplano dalle zone di nidificazione, tornano nella zona di nidificazione dove sono stati portati l'anno prima in auto, e lì si riproducono e ritornano in Francia dove sono nate. Quindi questo sta a significare, ma non è, adesso non è che io voglio dire che grazie al film abbiamo capito cosa succede. Cosa succede l'abbiamo capito grazie a dei progetti fatti dai cacciatori, mettendo dei ricevitori satellitari alle anatre catturate all'interno delle nostre aziende. Quindi sappiamo esattamente quando ripartono, dove vanno,
quanti chilometri fanno tutti in una volta, una cosa così curiosa che voglio dire a chi ci ascolta, che magari non la sa, tutte le azzaole che svernano nel Veneto non ripartono subito appena finita la caccia, non ripartono entro il mese di febbraio, come qualcuno avrebbe voluto farci credere, per poterne limitare i prelievi nel mese di gennaio, ma partono verso fine metà marzo, diciamo così, metà fine marzo, si fermano quasi tutte nella zona del Balaton, dove vi sono diversi acquitrini attorno al lago con canneti, canali, boschi sommersi, eccetera. Quindi qui si fermano un mese circa in attesa di che cosa? Non è che si fermano lì per riposarsi perché dal Veneto al Balaton sono stanchi. Si fermano nel Balaton perché sanno che di lì a poco, dove andranno a fare il nido, sghiaccerà, e quindi fanno una tappa intermedia per poi fare tutto d'un fiato l'ultima tirata per andare a fare il nido e le uova. Da là torneranno direttamente in Veneto con i primi cali di luna di agosto, i primi maschi che non si sono accoppiati, qualche volta arrivano anche in luglio e qui da noi fanno la muta. Poi i grandi contingenti di azzaole che ritornano arrivano i primi di ottobre e anche in novembre. Gli altri uccelli numericamente sono sempre tanti, abbiamo tanti germani, abbiamo tanti fischioni, tanti mestroni, diversi codoni, canapiglie, ma quello che è bello nella gestione di una valle da pesca come, e da caccia come la mia, come le mie, è che i risultati si vedono, cioè se uno ha gestito bene poi raccoglie i frutti, prima di tutto da un punto di vista emotivo di soddisfazione personale e poi anche perché così l'azienda rimane sempre con delle presenze molto elevate che a me inorgogliscono molto. Non sto diventando un verde, però mi definisco molto più verde di quelli verdi a volte. Certo, no, so perfettamente, no. Il livello ambientalista è proprio il cacciatore, perché gestisce e garantisce quindi anche la salvaguardia del patrimonio faunistico. E ora avete capito, in una valle da caccia a pesca gestita in maniera adeguata, dove vengono fatti i lavori di manutenzione, si garantisce il riciclo delle acque, quindi tenere l'acqua sempre che sia pulita, il livello dell'acqua che sia favorevole alla presenza dei diversi tipi di anatre, perché magari alla zavola servono pochi centimetri d'acqua, al moriglione almeno un metro d'acqua, per dire, tanto per dire, no, se non anche molti di più. Quindi bisogna avere la conoscenza per tenere diversi tipi di habitat in 500 ettari mediamente, e quindi avete sentito Oliver, non si vuole sbilanciare quei numeri, ma qualcuno ce l'ha detto, quindi 25.000 zavole, 7-8.000 moriglioni, poi migliaia di germani, migliaia di canapiglie, di mestoloni, di codoni, per dire, adesso lui non si può sbilanciare, ma per dire, e questo frutto della gestione. Io ho fatto prima l'esempio, no? Un'osi da parte degli animali ambientalisti gestita zero, invece un'osi vera e propria, che è quella gestita da chi ha la passione per la caccia e la pesca e soprattutto ha passione per la salvaguardia di habitat naturali, comporta ogni anno la presenza di decine e decine e decine migliaia di uccelli acquatici. E oltre a questi, perché vi abbiamo detto le specie cacciabili, ma quante altre specie? C'è la spatola che qualcuno non vede, per dire, migliaia e migliaia di fenicotteri che stanno diventando un problema anche quelli perché eccessiva presenza. Quanti animali sono presenti proprio perché i cacciatori hanno creato le condizioni ambientali ottimali perché ci sia la presenza di queste specie? Se non ci fosse la passione di queste persone che investono per garantire la manutenzione dell'ambiente, la creazione degli habitat naturali, tutti questi animali non ci sarebbero. Non ci sarebbero né qui né altrove. Ecco, devono capire gli animali ambientalisti che è proprio grazie alla gestione fatta da persone esperte se ci può essere questa presenza. Faceva prima l'esempio Oliver del livello della capacità riproduttiva, che le specie, se riescono a trovare degli habitat naturali dentro i quali poter sostare, potersi alimentare e poter stare tranquilli, poi quando iniziano il viaggio di ritorno all'edificazione,
il successo riproduttivo si moltiplica 100 volte, cioè quella piccola percentuale che viene prelevata per effetto dell'attività venatoria è ampiamente compensata, 100 volte tanto compensata, dal successo riproduttivo di queste specie. Guarda, io Sergio, sono anche un pescatore, ho visto che tra i commenti prima c'era uno che aveva un pesce in mano, quindi ho detto magari che ci guardano anche i pescatori. E vado a pescare ogni tanto lì davanti alla foce del Po, ho un barchino, vado a pescare gli sgombri, i tonni lì vicino, dato si fanno poche miglia. In passato con un mio amico si andava anche in novembre, quando c'era un po' di ghiacciolino, quando a fine ottobre, insomma, si andava a caccia la mattina a far l'allo, poi si andava a pescare. E mi sono trovato tante mattine a vedere la migrazione di fringuelli, allodole e altri uccelletti che dalle coste della Croazia tentavano di arrivare sulle coste italiane. Arrivano che sono talmente stanchi che pare assurdo, ma a me è capitato che addirittura un fringuello, credo fosse, mi si è appoggiato sul cappello. L'ho preso in mano, me lo sono messo in tasca per farlo star fermo a riposare. Dopodiché l'ho tolto dalla tasca, l'ho messo sul bordo della barca, sembrava domesticato, ma non era domesticato, era un animale selvatico che arrivava in migrazione. Gli ho messo delle briciole sul bordo della barca e questo qui si è messo a mangiare le briciole come se niente fosse. Purtroppo, un'altra volta è capitata la stessa scena, è arrivato un uccellino, non mi ricordo se fosse un fringuello o qualche cos'altro, non ce l'ha fatta fare l'ultimo colpo di coda per salire in barca, ha battuto contro il bordo della barca e è caduto in acqua. Però io l'avevo visto arrivare, l'ho preso al volo e così, un po' bagnato, me lo sono di nuovo messo in tasca per lasciarlo asciugare prima di liberarlo dopo che si fosse riposato. Bene, quando l'ho liberato, ha fatto 30 metri e i gabbiani che stavano in zona vicini alla barca l'hanno fatto secco subito. Quindi anche questi animali, tornando alle azzaole che fanno il tragitto che fanno, che è fatto da migliaia di chilometri per arrivare a destino, tutti gli animali migratori in generale, ho fatto l'esempio degli uccellini perché sono forse anche più deboli negli sforzi che compiono nella migrazione, il fatto di avere delle riserve gli permette non solo di arrivare con della benzina a destinazione, ma gli permette anche di scansare tutte le insidie che gli si presentano durante il tragitto. Quindi anche questo è una cosa da tenere in considerazione. Oliver, sarebbe piacevolissimo starti ancora ad ascoltare. Pensa che noi dovevamo tenere la nostra diretta fino alle 7:30, però sentire come ci illustri le cose, ci ha fatto volare il tempo, quindi siamo mezz'ora più avanti rispetto all'arco temporale che ci siamo prefissati, però dobbiamo tornare ancora in un'altra diretta a parlare della corretta gestione. E qualcuno ci ha chiesto, ma non ci sono dei video da poter vedere il frutto di questa gestione? Bene, se ce lo concederà noi come Associazione per la Cultura Rurale, che è l'associazione che abbiamo messo in piedi unendo le forze di agricoltori, allevatori, cacciatori, pescatori, tutti coloro che noi definiamo come portatori della cultura rurale, per farci conoscere prima di tutto, perché per farci rispettare dobbiamo farci conoscere. Se noi non facciamo conoscere, anche attraverso queste dirette, non facciamo conoscere qual è l'importanza fondamentale delle nostre attività, questo a beneficio dell'intera collettività, e la gente magari pensa che hanno ragione quelli, gli ambientalisti, che bisogna chiudere caccia e pesca perché distruggono la fauna selvatica o ittica, bisogna chiudere allevamenti perché sennò qualcuno sente qualche odore spiacevole e quant'altro, e quindi azzerando le nostre attività creeremo un danno incommensurabile al patrimonio faunistico e al nostro territorio. Allora, se Oliver ci concederà la possibilità di avere qualcuno dei suoi filmati, noi lo pubblicheremo sul nostro sito internet. Mi chiedi delle cose che, sai, io non sono bravo con il computer. Comunque, con il tempo, magari, noi ti daremo una mano noi. Chi però, ci ascolta su Sky, è uscito qualche programma, almeno una puntata dove si fanno vedere i lavori di gestione, si fanno anche le comparazioni tra le aziende e le OSI. Una puntata o due sono state fatte. C'era anche un po' di caccia in mezzo. Io so che tu hai
una documentazione molto corposa di quello che fai, e quindi se vorrai, tanto per far vedere a chi ci segue, all'opinione pubblica, qual è l'effetto sul territorio, sulla fauna selvatica, della corretta gestione fatta da mani esperte. Eccola, adesso siamo proprio arrivati. Se avessi anche solo un mese o due di tempo, ti faccio vedere le cose che faremo di qui a un mese o due, perché adesso siamo a caccia chiusa, riparte tutta la questione riguardo proprio la gestione, i lavori, le manutenzioni e quant'altro. Gli ambienti come i tuoi vanno valorizzati tutto il tempo dell'anno, non solo in una piccola parte dell'anno. Secondo me, riuscire a far vedere qual è l'effetto della gestione che fate voi dei vostri territori è qualcosa che sarebbe di grande interesse. Adesso dobbiamo chiudere. Ci stiamo un po' attrezzando per accogliere qualche amico appassionato per vedere le aziende. Molto bene. Allora, noi intanto ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito finora. Questa diretta poi sarà pubblicata sul nostro sito internet dell'Associazione per la Cultura Rurale, reperibile a www.associazioneculturarurale.it, oltre che ovviamente sulle nostre pagine, su tutti i social, Facebook e quant'altro. Quindi questo lo faremo in modo che possa essere vista anche da coloro che stasera magari avevano altri impegni e non ci hanno seguito. A tutti coloro che hanno presentato delle domande alle quali non abbiamo fatto il tempo di rispondere, e risponderò poi io martedì. Sapete che ogni martedì sera dalle 18 alle 18.30 alle 19.30 sarò in diretta per rispondere a tutte le domande che ci vengono rivolte dai nostri ascoltatori. Non mi resta che ringraziare di cuore veramente Oliver Martini, questo esperto, lo avete capito anche da come esponeva le sue cose, perché è mosso da una grande passione, che è il motore principale, questa è una grande passione, e si vede, si sente, per dire, no? Lo ringraziamo per averci in qualche modo coinvolti, vorrei dire anche contagiati con la sua passione. Una passione è una malattia. E chiamala come vuoi, comunque è una grande energia che ti muove, della quale ci hai reso in parte partecipi. Grazie della tua disponibilità, ci auguriamo che tu possa tornare ancora ospite delle nostre periodiche dirette che facciamo. Grazie a te della tua disponibilità, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona serata a tutti voi. Grazie. Ciao, buona serata.